aula consiliare del comune di Floridia. Un mese fa l'elezione della baby sindaca e del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Oggi l'insediamento. Da domani Carla Brunetti, baby sindaca, naturalmente si inizia a lavorare. Sì, abbiamo tutti i presupposti per iniziare a lavorare, noi ci crediamo e ci abbiamo creduto sin dal primo momento. E infatti inizieremo subito a chiedere all'amministrazione comunale di aiutarci nella realizzazione delle nostre proposte. Tra le principali abbiamo quella dell'evento della GeoArt, ma anche quella degli eventi studenteschi per noi ragazzi e soprattutto di sensibilizzare noi ragazzi per avvicinarci di più al nostro paese e quindi magari organizzare dei momenti in cui capire come rispettarlo e pulirlo e cose che appunto si possano collegare al rispetto dell'ambiente. Grazie anche all'amministrazione comunale per averci dato l'occasione di conoscere la vita politica e istituzionale e con questo la invito fin da subito ad accogliere le nostre idee e lavorare insieme. Grazie. Allora, Sindaco, il Consiglio Comunale di Floridia ed il Baby Consiglio appena costituito si impegnano già da domani a lavorare insieme per il bene comune, la città di Floridia, il miglioramento della città di Floridia. Ma a noi farà sicuramente piacere tenere in considerazione tutte le indicazioni che ci arriveranno dal Baby Consiglio e dal Baby Sindaco. È stata questa una bellissima attività di democrazia che abbiamo voluto ripristinare dopo che aveva subito una battuta del resto. Faccio i miei migliori auguri alla ragazzina, non mi viene di chiamarla Brunetti, perché ritengo che abbia tutti gli strumenti necessari, soprattutto la volontà e la determinazione. Per quelle poche volte che l'ho vista, ho scorto questa parte del suo carattere per poter operare. Penso che potremo spesso incontrarci per condividere dei ragionamenti insieme e cercare di soddisfare le legittime richieste che appunto ci perverranno da parte loro. E poi ci sono tutti questi ragazzi che costituiscono il Consiglio Comunale, che sono freschi, che hanno tante belle idee. Ma oltre ad avere tante belle idee, questo non può essere messo in dubbio, ci fa piacere che ci sia partecipazione da parte dei giovani e voi sapete quanto me che non è scontata. I giovani scappano dalla politica per le diverse narrazioni che della politica ai giovani sono state fatte. Sapere che invece c'è qualcuno che ancora ha piacere di contribuire alla crescita della città, nonostante la giovinezza, come fu nel mio caso, e in circostanze diverse, ci fa bene al cuore e fa bene alla città. Quanto è importante dare voce ai giovani proprio per la costruzione del loro futuro, perché di questo stiamo parlando, questi giovani impegnati attivamente già da piccoli che potrebbero essere anche gli amministratori di domani. Esattamente, noi riproponiamo per la seconda volta questa bellissima iniziativa, questo gioco di democrazia che vuole far scoprire ai più piccoli, ai ragazzi che saranno la classe dirigente del futuro, il sistema democratico degli adulti. Questa cosa è importantissima perché se noi già dai piccoli piccoli inculchiamo il seme della democrazia, la capacità di stare insieme, di costruire insieme un dibattito democratico dove maggioranza e opposizione nel gioco delle parti hanno ognuno la loro funzione, noi crediamo che di buttare un seme importante per il futuro. Assessore, il Baby Consiglio dimostra che l'amministrazione comunale tiene a promuovere l'inclusione e appunto per il futuro dei giovani. Certo, teniamo soprattutto all'inclusione dal punto di vista politico dei nostri giovani, perché per noi è fondamentale raccogliere le loro istanze, capire i loro bisogni, le loro necessità. Ne è stata prova e dimostrazione il fatto che durante i comizi di chiusura tutti i ragazzi erano perfettamente attenti a ciò che accade in città, andavano dritti al punto delle varie problematiche e ci hanno proposto delle probabili soluzioni che sicuramente terranno
terremo in considerazione. Tutto questo grazie al loro aiuto. Da una parte loro, da una parte noi aiutiamo loro ad avvicinarsi alla vita politica, se vogliamo dire così, dall'altra parte noi ci arricchiremo grazie alla loro freschezza e alle loro idee.